se uno degli ultimi arrivati, eppure se già entrato di diritto all'interno dell'undici titolare, soprattutto stai crescendo di partita in partita, lo dicono tutti, anche il direttore sportivo l'altro giorno. Cosa pensi di questa nuova esperienza in Italia con il Lecce e soprattutto cosa pensi anche dei nuovi arrivati? Sì, innanzitutto il fatto di essermi subito calato in questa realtà è merito sicuramente del gruppo. È stato citato molte volte in quest'ultimo periodo, ma è la verità, perché sono dei ragazzi stupendi sotto ogni punto di vista, una grande umiltà, una disponibilità totale. Mi ricorda tanto il gruppo che avevamo con l'Under 21 che ci ha portato a grandi successi. E quando sei così affiatato, soprattutto fuori dal campo, nello spogliatoio e anche appunto nella vita normale, è sempre poi un qualcosa che ti ritorna anche in campo. Quindi il merito grandissimo è sicuramente loro. E a livello personale sono contento, ma soprattutto a livello tecnico lascio parlare sicuramente gli addetti ai lavori, quindi il direttore, il mister, e invece a livello fisico sono contento perché mi sento bene e per molti poteva essere un punto interrogativo, perché essendo stato fermo tanto e invece mi sono sentito molto, molto a mio agio. E per quanto riguarda gli ultimi arrivati, penso possano dire le stesse cose che ho detto io. E anche loro sono arrivati con grande entusiasmo, con grande determinazione, e questo è importantissimo, perché comunque la motivazione fa sempre tanto. E penso che noi, anche se io sono l'ultimo arrivato, però ero già qua, quindi anche tutto questo gruppo vecchio, lo zoccolo duro, li ha messi subito al loro agio e poi, essendo arrivata una vittoria, hanno iniziato sicuramente col piede giusto. Un secondo. Sei stato tanti anni in Germania, hai ritrovato la Serie A. Cosa c'è di differente, visto che ora lo puoi dire dopo queste partite giocate con il Lecce, cosa c'è di differente tra la Bundesliga di oggi e la Serie A? Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, tecnico-tattico, quindi sul campo senti molto una maggiore attenzione tattica qua in Italia, sicuramente. Si studia molto di più l'avversario, ci prepariamo anche in funzione dell'avversario in maniera più scrupolosa, più dettagliata e un po' più di equilibrio, senza ombra di dubbio. Mentre in Germania non guardano tanto appunto l'avversario, le squadre giocano sempre un po' con la loro idea, ma soprattutto ecco, all'attacco, come ho sempre detto, si vedono molte volte partite che dal 3-0 si ribaltano sul 3-3 o addirittura vengono perse, perché comunque si continua ad attaccare anche in maniera un po' scriteriata, e quindi a loro piace molto di più ecco, creare questi contropiedi, squadre un po' più lunghe. Noi invece ecco, occupiamo secondo me meglio il campo e stiamo un po' più attenti a livello tattico. Quando hai visto la falcidia di compagni con il rischio anche che non ce la facesse di Jola Mancoso, sinceramente quanto avresti scommesso sul risultato positivo contro il Torino? Il risultato positivo ero abbastanza convinto, poi un punto, tre punti, questo non si può mai sapere, no? Però quando vedi la squadra che si allena così intensamente in settimana, arrivi con molta fiducia e con tanto entusiasmo e positività alla partita. Ci siamo allenati veramente forte, non è l'ultima settimana ma è un periodo, anche se non erano arrivati subito i risultati. Però ecco, la squadra era vogliosa, lo sentiva un po' anche come debito verso i tifosi che ci sono sempre stati vicini, e quindi con la società, col mister, coi compagni eravamo convinti e eravamo appunto carichi per questa partita. Poi siamo una rosa, le rose le fanno ampie apposta per sopperire anche a eventuali infortuni o nel nostro caso si era sentito male a livello quindi di stomaco, penso, ora non ricordo bene, Ale, e quindi non è l'assenza di un singolo che può farti vincere o perdere partite. In carriera credo che sia la prima volta che affronti il Napoli o no?
No, l'avevo già affrontato purtroppo giocando con esito negativo al Napoli quando fece quel super gol Cavani e si perse 1-0 con De Canio. E invece ero in panchina e quindi avevamo gioito che avevamo, si vinse, no? In casa, mi sembra. Gol di Cevanton? Sì, mi ricordo. Gol di Cevanton. Mi sembra? Sì. Quindi io voglio un po' di restituire. Cerchiamo di pareggiare i conti al San Paolo, dai. Giulio, a proposito di quello che hai detto prima, ce l'avevi detto già il 1 gennaio nell'ultima tua intervista, il calcio di Liberani si avvicina molto a quello europeo e tu come ti trovi poi? Sì, se intendiamo, come diceva anche il maestro Sacchi, no? Questa definizione chiamavano di calcio totale, nel senso che il terzino non è più come gli anni addietro bloccato lì, l'attaccante che si limita a fare il primo pressing, possiamo assolutamente definirlo molto internazionale il calcio del mister, perché lui comunque richiede grande spinta a noi esterni di accompagnare sempre l'azione, quindi anche in fase offensiva, chiede grande sacrificio alle punte, comunque ai giocatori offensivi in fase di non possesso, perché ormai penso che appunto con questa fisicità che viene richiesta nel calcio moderno, e farlo in maniera totale, quindi sia quando si attacca che quando si difende, e col maggior numero di giocatori possibili, quindi se si riesce proprio in 11, è una delle chiavi che poi ti aiuta a indirizzare la partita dalla tua parte. Ciao. Ciao. Quindi ti ricordi bene Piatti tu? Molto, Nacho. Sì. Prese qualche sgrito quella partita, però assolutamente. Senti, Giulio, più forte quel Lecce che aveva giocatori molto più esperti probabilmente, o questo? Come al solito, no? Si dice è difficilissimo comparare. Io ripeto, ricordo, perché poi da bambino vedevi anche un po' più come idoli, no? Quindi penso che tu abbia ragione, sicuramente più esperto, quello è un dato penso oggettivo, avevamo giocatori che avevano tantissime presenze in Serie A e questo gruppo forse un po' meno. Posso dire è sicuramente più gruppo, nonostante anche a livello di nazionalità, anche noi quest'anno siamo abbastanza variegati, diciamo, però un altro aspetto che ci tengo a sottolineare per far capire, no, anche al di fuori magari che non si capisce tanto, quanto ci tengono i ragazzi a far gruppo, a essere tutti uniti, anche gli stranieri praticamente parlano tutti l'italiano e non è una cosa scontata. Io in Germania avevamo molti, per esempio, brasiliani che non sapevano nemmeno l'inglese, e tanti sudamericani appunto che parlavano a stento qualche parolina in campo di tedesco, invece qua si sono messi tutti proprio con la voglia anche di parlare, di far gruppo, e questa è una cosa importante, quindi paragonare le due rose è difficile. Avevamo grande qualità, ricordo di Michele Cevanton, e qua molto compatti e anche un po' di individualità, perché abbiamo visto. A 30 anni, auguri. Grazie. Ti senti il classico Jolly o ti senti uno che prima o poi deve ritornare lì a destra? E poi come modulo ti stai esprimendo senza alcuna difficoltà sia nella linea 5 sia nella linea 4? Sicuramente la maturità che acquisisci con gli anni ti aiuta a essere un po' più lucido, ad avere esperienza, quindi ad avere anche fatto sulla tua pelle appunto esperienze in vari ruoli. Io pur di giocare giocherei pure in porta. Però no, in Germania, come ho sempre detto, mi ha servito molto, perché penso che la fase difensiva fosse stata una, diciamo, delle mie caratteristiche migliori già quando ero qua. In fase offensiva magari ero un po' più carente, perché appunto in Italia sai anche come scuola calcio ti insegnano ad essere un po' più bloccato, e invece in Germania mi sono potuto allenare e migliorare un pochino anche quella offensiva, che poi mi ha aiutato anche giocando da quinto magari o giocando sulla fascia opposta a sentirmi un po' più a mio agio. No, io mi trovo bene in entrambe le posizioni, ti dico la verità. Chi ti dovrebbe capitare se pensi agli esterni del Napoli? A sinistra c'è Callejon,
che di solito ha sempre giocato. Dalla tua parte, se giochi a sinistra. Dico sì, se uno dovesse giocare a sinistra c'è Callejon, o come alternativa, chiamiamola alternativa, anche se poi ha dimostrato di far benissimo, Politano, no? Anche se è l'ultimo arrivato là. E dall'altra parte c'è Insigne, se si parla di esterni, Poi dopo si sa che il Napoli è una squadra che anche loro attacca con grande. C'è uno che vorresti evitare, perché per caratteristiche a Napoli ci sarebbe da togliere 5 o 6 almeno. E io personalmente, ecco, Callejon non lo conosco personalmente, non ci ho mai giocato contro, anche se lo conosco come giocatore ovviamente, e Insigne invece è un grande amico, e quindi sappiamo tutti la sua forza, sia nel breve, tecnicamente, come dribbling, giocatore di alta classe. Grazie. Prego. Il Napoli è sicuramente in un periodo di ripresa, però manifesta ancora delle fasi di blackout durante la gara. Come si affronta la squadra partenopea, soprattutto lì al San Paolo? Sicuramente anche loro fanno grande forza del loro stadio, dei loro tifosi. Non penso che in questo momento possa essere, diciamo, un'arma a doppio taglio, no? Nel senso che comunque anche loro sono entusiasti, perché comunque hanno visto con l'arrivo di Gattuso di dare tanto, di impegnarsi, perché altrimenti certe volte quelle grandi piazze sono tanto generose quando vanno bene le cose, ma ti criticano molto quando vanno male. Non penso questo sia il caso. E lo affronteremo sicuramente con tanta energia, perché sarà una partita, penso, molto fisica e di attenzione, perché loro creano molte occasioni, si muovono tanto in campo, appunto abbiamo detto Callejon con dei tagli sempre verso la porta, centrocampisti che ti mettono sempre il pallone da far gol, quindi dovremmo stare attenti a curare il minimo dettaglio e a non lasciare delle occasioni a loro, perché sono molto bravi a sfruttarle. Per me l'ultima curiosità, visto che in Germania le squadre non esitano a mandare in campo giovani anche di 18-17 anni, in Italia pian piano si sta adeguando un po' il calcio italiano. C'è qualche giovane che tu hai incontrato negli ultimi anni che consiglieresti agli addetti ai lavori italiani? Questa si torna sempre sul discorso della, diciamo, delle caratteristiche, no? Della cultura, e loro hanno pochissime pressioni anche dalla stampa, comunque dal mondo del calcio in generale, e quindi fare esordire un giovane che potrebbe normalmente con poca esperienza commettere degli errori non gli viene poi rinfacciato o fatto pesare, quindi è facile sia per il ragazzo che gioca con molta più serenità che per diciamo il mister, il club, lanciarlo. Per noi era un po' più difficile, però mi sembra che negli ultimi anni cambiata molto anche da noi questa cosa. Per quanto riguarda un nome sarebbe difficile, però ecco, a Leverkusen avevo giocato con giocatori molto interessanti come Brandt, e adesso hanno Havertz, sono giocatori molto Kai Havertz, e quindi sono giocatori molto, molto promettenti, però tutte le squadre ne lanciano uno o due all'anno, quindi sono facili da pescare. Scusa? E non sono giù a No, sinceramente no, belli stadi, bel clima, ma come ho detto anche vincere qua è tutta un'altra emozione, siamo molto più passionali a prescindere appunto dalla piazza. In Italia è stata una bella esperienza, però adesso sto bene qua.